Nuova iniziativa Torino di Sangro che vede insieme il Comune e l'Istituto Zooprofilattico. Direttore generale Nicola D'Alterio, quindi una stazione di inanellamento. Sì, è una stazione di inanellamento alla foce del Sangro dove verranno catturati e rilasciati immediatamente gli uccelli, sia stanziali che i migranti. Facciamo questa attività noi anche in altri siti, per esempio sull'isola di Ventotene, perché siamo molto interessati a ciò che accade negli uccelli migratori, in quanto possono essere veicolo di malattie infettive sul nostro territorio. E tra l'altro poi è una zona di passaggio quella dove verrà installata questa stazione. Sì, questa è sulla rotta balcanica praticamente. Dobbiamo dire che, come si sa ormai da decenni, gli uccelli migratori compiono dei viaggi incredibili dal Sudafrica al nord dell'Europa e noi approfittiamo di questi viaggi per poterli intercettare e verificare che cosa succede durante il percorso e quali sono le patologie che loro possono veicolare. Ci sono patologie serie che possono portare? Sì, già nei primi 80 campioni che abbiamo esaminato abbiamo trovato due campioni positivi al virus Usutu, che è un flavivirus che è zoonotico e può provocare danno anche nell'uomo. Nino D'Ifonso, sindaco di Torino di Sangro, dunque viene avviato un progetto importante con lo zooprofilattico. Un progetto che abbiamo voluto fortemente. E tra noi lo zooprofilattico è stato il primo in Abruzzo e quindi siamo orgogliosi di portare questo progetto avanti. Il progetto non si fermerà qui, andrà avanti per qualche anno insieme. È un progetto che poi andrà nelle reti dell'ISPRA, quindi nell'ISPRA a livello nazionale sono 60, dove gli uccelli migratori si troveranno, faccio un'ipotesi in Inghilterra, sapranno che è stato inanellato questo comune. Quindi porteremo un valore aggiunto sulla nostra comunità, ma un percorso di quello che è l'ambiente, la natura, dobbiamo amarla.